tema della ministerialità degli sposi. Allora, idealmente il cammino che stiamo facendo è quello di metterci in ascolto del contenitore grande. Ieri Don Dario ci ha aiutato a non è complicato. Se avete problemi con Sinodap, andate da loro, da Mauro e Cristina. Se no, adesso ci concentriamo su altro, insomma. Dicevo, ieri Don Dario ci ha aiutato un po' a contestualizzare questa realtà, o riappropriarci di un'ecclesiologia che si è nutrita dello spirito del Vaticano II. E in modo particolare riappropriarci del tema del rapporto, no, tra sacerdozio universale e ministero ordinato, e vocazioni e carismi. Ecco, l'explicatio terminorum era un passaggio importante da dover fare. Ora ci pareva importante riappropriarci della ministerialità degli sposi, mettere un focus più attento su il sacramento che vi vede soggetti principali. Per far questo abbiamo chiesto alla professoressa Valeria Trapani di aiutarci a riflettere su questo. È docente di liturgia presso la Pontificia Facoltà Teologica San Giovanni Evangelista presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Palermo, è consultore presso la Congregazione del Culto Divino e della disciplina dei sacramenti, è la prima donna che hanno caricato su questo carrozzone, quindi è importante anche questa novità, insomma, questo apporto. È membro del Consiglio di Presidenza dell'Associazione di Professori di Liturgia e della Consulta Nazionale della Pastorale Liturgia. Ecco, è sposata anche lei, e questo penso che sia un altro valore aggiunto nella nostra riflessione, e con piacere le affido la parola e a lei questo tempo. Grazie, intanto ringrazio Padre Marco per questo invito e vi chiedo la pazienza di ascoltarmi adesso. Dopo un momento intenso come l'Alexio, devo dire, mi ha destabilizzato parecchio. È stato un momento profondo anche per me, quindi anch'io devo adesso nuovamente rientrare nel personaggio, nel mood, tengo la relazione, sono il docente accademico. No, in realtà mi fa piacere fare strada con voi, mi è piaciuto molto questo approccio, questo stile così ecclesiale, così comunionale, ed è la ragione per cui mi limiterò a dare degli affondi. Non sarà una relazione accademica naturalmente, ma cercherò di offrire degli spunti di riflessione, perché poi voi me li riportiate, me li ripresentiate con le vostre proposte, con eventuali dubbi, con delle piste, con delle riflessioni, con delle provocazioni anche. Il punto di partenza sarà quello di inquadrare la ministerialità degli sposi a partire dall'identità battesimale. Ieri chi mi ha preceduto diceva: non si è parlato di sacerdozio comune nei vostri interventi. Sono arrivata nel pomeriggio, ho sentito questa parte, manca questo. Noi lavoreremo, diremo tanto su questo. L'idea è di partire appunto da questa identità battesimale degli sposi, per vedere poi come è questa identità battesimale che ci rende ministri nella Chiesa, ci rende anche io da sposa, ecco. Padre Marco sottolineava anche questo: sono sposa, sono madre. Come poi possiamo servire la Chiesa? In che modo? Qual è il quid che nel nostro battesimo e nel nostro essere sposi insieme può fare la differenza nel nostro servizio ecclesiale? E il primo passaggio importante, secondo me, è quello di inquadrare, intanto partire dalla famiglia, ecco, non gli sposi, ma parliamo di famiglia. Cominciamo in famiglia, io penso agli sposi, ma penso anche ai nostri figli, da dove ci sono, o ai nostri genitori, se vivono con noi, a tutte quelle relazioni parentali che vivono all'interno dello stesso tetto, della stessa famiglia, nello stesso nucleo. La famiglia che noi siamo portati a pensare per lo più come destinataria di un'azione pastorale, la pastorale per la famiglia, la pastorale della famiglia, invece riportiamo oggi, proviamo a riportare l'attenzione sulla soggettualità della famiglia. La famiglia sì è destinataria di un'azione pastorale della Chiesa, ma prima di tutto è soggetto
di questa azione pastorale della Chiesa. Perché se non c'è una soggettualità della famiglia nell'azione pastorale della Chiesa, non ci possono essere dei destinatari, naturalmente. Perché dico questo? È un po' provocatorio quello che sto dicendo, perché soprattutto in passato, adesso negli ultimi decenni non è più così, ad occuparsi di pastorale familiare erano per lo più i ministri ordinati. Mi sono sempre domandata cosa possano capirne di matrimonio coloro che il matrimonio non lo vivono, cosa possono capirne di ordine coloro che l'ordine non lo vivono. Lo posso insegnare accademicamente, non potrò fare una pastorale del sacramento dell'ordine. Potrò spiegare storicamente come è nato, il rituale come si è sviluppato, quali sono le linee teologiche, ma io non lo vivo. Allora ben venga che negli ultimi 30 anni si stia parlando di un pastorale familiare in cui gli sposi sono i soggetti. Per il battesimo gli sposi diventano i fautori di un percorso di vita ecclesiale. E ciò che mi sembra importante sottolineare è che prima di tutto questa identità di ministri, questa funzione evangelizzante che prima di tutto la famiglia ha, si fonda nella realtà stessa del sacramento che celebriamo perché siamo noi ministri del sacramento. Il fatto che si parli di una ministerialità degli sposi, di una soggettualità pastorale della famiglia, non è qualcosa di aggiunto, non è una funzione che si sviluppa, non è un compito che si impara, non è qualcosa che si acquisisce, ma è qualcosa che si radica nell'identità che gli sposi acquisiscono nel momento in cui celebrano il sacramento del matrimonio. Ecco perché ho scritto questa identità evangelizzante, missione della famiglia. Io poi preparo una cosa ma parlo di un'altra, questo è tipico, perdonatemi. Risiede nella realtà stessa del matrimonio così come il rito ci manifesta. Mi chiedo quanti di noi, frequentando corsi di preparazione al matrimonio da fidanzati, da nubendi, abbiano letto, meditato, riflettuto sul rito del matrimonio, se non per preparare il sussidio celebrativo. In genere nelle diocesi ci si preoccupa di accompagnare i fidanzati per preparare questo rito, quindi si va all'essenziale senza forse conoscerlo in profondità. In realtà l'identità degli sposi, che viene acquisita nel sacramento del matrimonio, è una forza propulsiva. Ecco perché qua poi vi citavo Evangelii Gaudium 66, in cui Papa Francesco parla del contributo indispensabile del matrimonio alla società. Un contributo che non è un porsi come un modello di perfezione rispetto a qualcosa di sbagliato, ma è una missionarietà. Ma tutto questo, dicevamo, scaturisce dalla celebrazione stessa del sacramento. Vi ho riportato uno stralcio della prima preghiera di benedizione degli sposi. La leggiamo insieme. Ti preghiamo, Signore, affinché questi tuoi figli rimangano uniti nella fede e nell'obbedienza ai tuoi comandamenti, fedeli a un solo amore, siano esemplari per integrità di vita, sostenuti dalla forza del Vangelo, diano a tutti una buona testimonianza di Cristo. Guardate, questa preghiera eucaristica risale al sacramentario gregoriano, qui esce la dimensione accademica, cioè parliamo dei primi secoli della cristianità, col sacramentario gregoriano siamo nel V secolo. Immaginate, eppure già allora si inquadrava l'idea che l'identità degli sposi è tale perché, sostenuti dalla forza del Vangelo, diano tutti buona testimonianza, cioè sono dei testimoni di Cristo. Noi celebriamo e diveniamo sposi non solo per vivere il Vangelo ad intra nel rapporto sponsale della coppia e della famiglia, ma prima di tutto e innanzitutto per la testimonianza, per la missionarietà. Un altro testo, la benedizione che conclude il rito. Siate nel mondo testimoni dell'amore di Dio perché i poveri e i sofferenti che avranno sperimentato la vostra carità vi accolgano grati un giorno nella casa del Padre. Quindi il rito si conclude, la benedizione con cui si conclude il rito è un invito alla missione. Si dice prendiamo coscienza che abbiamo celebrato non per vivere semplicemente la gioia, l'amore, la bellezza, quel bello di cui parlava prima la nostra collega di Dio, ma anche la spinta propulsiva
verso i poveri, verso i sofferenti, verso coloro che avranno sperimentato la vostra carità. Non mi fermo sul concetto di carità, servirebbe un'altra mattina, un'altra relazione, magari l'avete già fatto questo. E ritorno a Evangelii Gaudium, ancora una volta al numero 67. Papa Francesco ci invita a riscoprire una comunione che guarisca, che promuove, rafforzi i legami interpersonali. Che vuol dire questo sacramento del matrimonio, che ci deve portare a vivere la nostra realtà sponsale come un terreno fertile per la crescita dei legami interpersonali nella nostra quotidianità. Quindi una ministerialità che significhi missione per la diffusione di un buon vivere, di un ben vivere, di un vivere in relazione. Il matrimonio come terreno per la crescita di solidi vincoli relazionali all'interno della famiglia cristiana e al di fuori della famiglia cristiana. Ma non posso costruire una missionarietà, non posso vivere ad extra, al di fuori, questa testimonianza e questa missionarietà, naturalmente, se prima non la vivo all'interno della mia vita matrimoniale. Questo ci appare abbastanza ovvio, questo ci appare abbastanza scontato. La difficoltà sta nel riconoscere che questa missionarietà non è qualcosa appunto che devo acquisire, che devo imparare, per cui mi devo anche preparare, ma è qualcosa che nasce con l'identità, con l'acquisizione dell'identità sponsale. È qualcosa che nasce dal sacramento. Apro una brevissima parentesi. Noi cristiani occidentali negli ultimi mille anni abbiamo, come dire, scolasticizzato i sacramenti. Prima ci prepariamo, studiamo e poi li riceviamo. Catechismo per i bambini, la catechesi per la cresima, il corso prematrimoniale. La Chiesa ai primi secoli, ai testi ecologici che vi ho presentato, sono appunto del V secolo, lavoravano al contrario. Prima c'è la mistagogia, qualcuno annuisce, prima celebro il sacramento, dopodiché intraprendo un percorso di vita formativa spirituale che mi aiuti a coscientizzare ciò che ho celebrato, non ad imparare a capire ciò che ho celebrato, ma a prendere coscienza di ciò che ho celebrato. Ecco, questo è il tipo di prospettiva che io vorrei che passasse oggi, cioè l'idea che ciò che vi sto dicendo non è qualcosa che dobbiamo imparare, ma è qualcosa che dobbiamo sostanzialmente coscientizzare. E per coscientizzarlo, allora bisogna compiere la scelta di una vita in Cristo come opzione prioritaria. Ci veniva già ricordato da chi ha parlato prima di me. L'opzione della vita in Cristo come necessaria e indispensabile per costruire relazioni stabili, per costruire relazioni durature, per dar voce nel mondo di quell'amore che abbiamo già costruito. Soltanto in questo modo la famiglia può essere prima cellula della società. Soltanto in questo modo possiamo sviluppare questa missionarietà. Prima di tutto abbiamo parlato di questa funzione evangelizzante degli sposi, della missione degli sposi. Come si svolge questa missione? Innanzitutto la famiglia è soggetto, ma anche oggetto, dicevamo, di questa missione. Ed è una missione dinamica. E osserveremo due modalità. Adesso, questa è una breve premessa, sviluppo due percorsi da questo momento in poi. La missione in famiglia è la missione per le famiglie. Questa funzione missionaria evangelizzante la vediamo in due direzioni diverse, in due percorsi diversi. Iniziamo dalla missione in famiglia. La missione in famiglia sarà deformazione professionale, ma per me si configura come iniziazione alla vita liturgica. Un altro errore che commettiamo come Chiesa, ci stiamo lavorando anche in CEI, è quello di catapultare i bambini a 9 anni a messa, 8 anni, 9 anni, perché devono iniziare il percorso per la prima comunione. Quindi da 0 a 1000, no?
c'è la canzone, da 0 a 1000, li buttiamo lì e si ritrovano catapultati. Cioè, vabbè, ma vengono a messa con noi da quando sono piccoli, in fondo non è esattamente la stessa cosa, non ha la stessa efficacia se non c'è un lavoro a monte. La prima missione della famiglia si svolge tra le mura domestiche con l'educazione che noi diamo ai figli. E nell'educazione che noi diamo ai figli, attenzione, rientra anche l'educazione all'universo simbolico rituale. Questa è una cosa che a me preme particolarmente, perché nella famiglia che i bambini vivono le esperienze rituali originarie, è in famiglia che prima di tutto il bambino fa esperienza del simbolo liturgico, è in famiglia che il bambino per la prima volta prega, è in famiglia che per la prima volta il bambino distingue tempi, momenti e spazi separati da vita ordinaria, vita al di fuori dell'ordinario, la sacralità, la preghiera, il riposo, il lavoro. Allora, partendo da questo presupposto, la famiglia, o più precisamente la casa, ecco, io penso al luogo, la casa in cui la famiglia vive diventa spazio celebrativo. Questo è un elemento importante da acquisire. Gran parte di voi questa esperienza l'hanno già fatta, ci guardiamo negli occhi, penso che non siamo ventenni nessuno qui dentro, ecco. Quindi questa esperienza l'abbiamo già fatta tutti e magari l'abbiamo fatta senza verbalizzarla, senza teorizzarla, l'abbiamo fatto inconsciamente, l'abbiamo fatto istintivamente. No, non borbottate, io adesso compirò 50 anni, quindi dico, vi faccio buona compagnia, tranquilli, i nostri figli ormai sono più grandicelli. E lo abbiamo fatto tutti istintivamente, ma non coscientemente. Forse, poiché voi appunto vi occupate di formazione anche di altre, di coppie, di pastorale familiare, forse è importante che lo formalizziamo questo, che lo insegniamo a quelle famiglie che magari non ne hanno preso coscienza, non ne hanno avuto consapevolezza, come noi mentre lo facevamo. Ricordiamoci che noi veniamo da un'esperienza anche particolare, che è quella della pandemia. Durante la pandemia le nostre case sono diventate piccole chiese. È stata la necessità a portarci a fare questo, ma con un limite. Abbiamo vissuto la casa come un luogo alternativo alla chiesa. Poiché non possiamo celebrare in comunità in chiesa, allora celebriamo in casa. In realtà ciò che mi preme invece dire, ciò che mi preme ricordare, è che la casa non è un luogo di preghiera, un luogo liturgico. Se dico preghiera dico una cosa, se dico liturgia ne dico un'altra. Non è un luogo liturgico alternativo alla chiesa, ma complementare. Noi siamo figli della liturgia giudaica, noi siamo figli dell'ebraismo. Il popolo di Israele, l'Antico Testamento, ci racconta e ci insegna che la liturgia si celebra nella casa. C'è lo Shabbat, il rito del sabato, c'è la benedizione del pasto, c'è la Pasqua ebraica, tutte queste feste, tutti questi riti si celebrano nella casa. Poi c'è anche la sinagoga, c'è anche il tempio, ma il primo luogo celebrativo è la casa. Noi cristiani questo dato lo avevamo nei primi secoli, un po' per necessità, eravamo perseguitati, quindi o celebravamo nella casa o ci restavamo stecchiti. Un po' perché ci credevamo nella Domus Ecclesiae, nell'idea che la famiglia, che la casa, che il culto si celebra in spirito e verità, che il culto si celebra nel cuore dell'uomo. Poi lo abbiamo perduto e adesso abbiamo il problema di mettere insieme i due aspetti e recuperare, quindi dobbiamo recuperare la casa come luogo celebrativo, come luogo della liturgia. La casa come luogo della celebrazione liturgica, non perché c'è la pandemia, adesso è finita, basta con le dirette TV dalla chiesa, ma perché è luogo celebrativo. La famiglia è luogo celebrativo, la famiglia è anche tempo per esperire le dinamiche simboliche della liturgia.
La famiglia come tempo si colloca in un luogo, ma necessita anche di un tempo capace di scandire questo processo di progressiva introduzione nel linguaggio liturgico. La vita in famiglia è il tempo in cui il bambino sperimenta l'esistenza di un linguaggio simbolico e prevede anche dei tempi destinati a questa formazione. La prima scuola, il primo catechismo dovrebbe essere in casa. Ma aboliamolo questo catechismo. Cioè, sono qui i direttori di uffici catechistici che si strappano le vesti. Aboliamolo. Abbiamo la famiglia, che è chiesa domestica. Abbiamo la liturgia, che è incontro col risorto. Non mi inviteranno più dopo questa cosa. Allora, attenti, pensare alla famiglia come tempo significa prestare attenzione al divenire che caratterizza il processo di introduzione alla liturgia. La famiglia, la casa è luogo, la famiglia è tempo. La necessità, cioè, di porre attenzione e di porre al centro del progetto educativo familiare il principio della gradualità. Io non mi porto il bambino a messa ad un anno, a due anni, a tre anni solo perché poiché ci andiamo tutti, allora ci deve venire anche lui. Perché poi lo sappiamo, ci dobbiamo portare l'album, i colori, i giocattoli, l'acqua, il cioccolato, ci siamo passati tutti. Perché? Perché non è previsto altro. L'alternativa sono le gabbie. Qualche diocesi, alcuni anni fa, mi dispiace, le chiamo gabbie, ha ideato così, no, noi teniamo i bambini. Sono delle gabbie, come se fossero delle scimmie, noi li lasciamo lì e poi li liberiamo. No, in famiglia il principio della gradualità, il bambino impara da noi i segni della liturgia, impara a pregare, impara i gesti, impara i ritmi e avrà dei momenti celebrativi graduali, progressivi, che non significa lo lascio con la nonna o andiamo a messa a turno, perché gli sposi devono vivere la liturgia insieme, l'Eucaristia insieme, i sacramenti insieme, ma significa pastorale delle singole diocesi, predico bene e razzolo male, nella mia non c'è, delle liturgie che accompagnino questi bambini nel percorso. E non è semplice, noi manchiamo di una pastorale dell'iniziazione da 0 a 6 anni, poi li lanciamo al percorso pre-catechismo e catechismo, ma manchiamo di questa fase che è invece importantissima e che dovremmo recuperare, secondo il principio della gradualità. Io qui ho citato il rito di iniziazione cristiana degli adulti, che è il nostro modello. Guardate, l'iniziazione cristiana degli adulti forse è uno dei riti meglio riusciti della riforma conciliare, che tra le tante caratteristiche sposa il principio della gradualità. Noi non ci fiondiamo dentro l'azione celebrativa né di tutti i sacramenti, ma c'è un progressivo crescere e questa crescita avviene in famiglia. Allora, questo per quel che riguarda la missione all'interno. Passiamo alla seconda fase. La famiglia per le famiglie. La famiglia che si muove all'esterno, che muove la sua missionarietà all'esterno. Al primo punto io ho scritto verso nuove forme ministeriali, il ministero dell'accompagnamento sponsale, prima, durante e dopo. Voi potreste dirmi, ma noi questo già lo facciamo. Sì, certo, abbiamo i corsi di preparazione al matrimonio, li accompagniamo nella celebrazione. Alcune diocesi hanno varato adesso, è diffuso l'idea aiutare gli sposi a comprendere che sarebbe importante celebrare il matrimonio nella parrocchia in cui vivranno poi territorialmente, in cui hanno già preso casa, per esempio. Questa è un'iniziativa lodevole. Li accompagniamo anche dopo. Esistono le catechesi per le coppie che hanno celebrato il matrimonio, per le giovani coppie, per le coppie mature. Questa è la pastorale familiare. Non mi riferisco soltanto a questo. Questo lo sappiamo fare e penso che lo facciamo anche bene. Noi abbiamo anche realtà diverse. E quando parlo di realtà diverse, non mi riferisco semplicisticamente a separati, divorziati, risposati,
Noi abbiamo situazioni familiari complesse, viviamo in una società liquida in cui tutto è fluttuante, in cui tutto deve essere caduco, niente è duraturo, viviamo dei ritmi accelerati, famiglie separate, ricostituite. Questo tipo di pastorale, il ministro dell'accompagnamento, il ministero dell'accompagnamento sponsale è qualcosa di più di ciò che noi già facciamo. Ecco, non so come dirlo, lo dico. Noi prevediamo due percorsi, tanto dico, ci siamo conosciuti, magari non ci rivedremo più. Conosciamo due tipi di percorsi di formazione alla pastorale matrimoniale. La pastorale matrimoniale, chiamiamola ordinaria per essere generosi, ma dentro di noi pensiamo alle famiglie normali. E poi abbiamo a parte una pastorale per i divorziati, per i separati, i risposati, non so più come cosa inventarmi. Ma perché le dobbiamo separare? Ma questi sono diversi, ma facciamo percorsi diversi. Sì, è vero, ci sono esigenze diverse, ma ci siamo chiesti se la separazione di questi due percorsi non faccia sentire ancora più diversi, ancora più sbagliati coloro che già vivono l'esperienza di una ferita, di un fallimento. Chiamiamo le cose con il loro nome. Quando un matrimonio finisce è un fallimento, perché io ho messo in gioco tutta la mia vita, non mi sono sposata per scherzo, per gioco. Allora pensiamo a questa realtà e alla famiglia per le famiglie, cioè nel desiderio di una pastorale integrata. È molto difficile ciò che vi sto prospettando, ne sono assolutamente consapevole, e non è qualcosa che tu corsi realizza. Però proviamo a pensare che se la famiglia deve lavorare per le famiglie, deve svolgere una missione evangelizzante nei confronti della famiglia, il prima, il durante e il dopo, quel dopo non è soltanto il dopo le giovani coppie, le coppie con figli, le coppie mature, il dopo è anche accompagnare tutte le fragilità senza che le esperienze di fragilità si debbano tradurre in abbandono della vita ecclesiale. Pensiamo all'imbarazzo di tutte quelle coppie separate che accompagnano i figli nel completamento dell'iniziazione cristiana, per la prima comunione, per la cresima, e che sono un po' i diversi con cui bisogna fare i conti. Parroci che non permettono ai genitori di accompagnare i bambini all'altare, vorrei vedere le loro fedine pedali prima di... Queste sono esperienze di lacerazione in cui gli sposi che per primi vivono l'esperienza dell'amore con tutte le difficoltà, perché dobbiamo essere obiettivi, io sono sposata da 21 anni, mica sono state 21 anni di ti amo da impazzire, cioè i problemi ci sono. Le crisi si affrontano, le realtà nuove ti cambiano, i figli, le esperienze dei figli, i percorsi che intraprendono, le loro scelte, le difficoltà, il lavoro, la pandemia, i genitori che si ammalano, tante difficoltà le abbiamo tutti. Noi non siamo quelli perfetti soltanto perché siamo qui. Quindi la famiglia per le famiglie in una ministerialità, ecco perché dico nuove forme ministeriali, soprattutto in un post matrimoniale che per noi è ancora fragile, che non sappiamo ancora gestire, perché separiamo la pastorale per le coppie regolari, che brutta parola, e dalla pastorale per le coppie irregolari, altra bruttissima parola. Gli sposi poi protagonisti della pastorale familiare, ma non solo di quella. Mi fa piacere che in qualche diocesi la pastorale familiare lavori con la pastorale vocazionale. Questo adesso inizia a diffondersi, questa idea, che la pastorale familiare e la pastorale vocazionale muovano insieme, perché si riconosce l'idea che quella del matrimonio è la risposta, la scelta del matrimonio è la risposta ad una vocazione. E quindi l'accompagnamento non soltanto nel post matrimoniale, ma anche in tutte le altre forme di vita vocazionale.
ritengo che un ruolo notevole può essere giocato dagli sposi rispetto a tutte quelle realtà in cui è necessario un discernimento. La pastorale giovanile, noi la lasciamo fare ai giovani. Sì, certo, perché sono più vicini, perché si capiscono di più, è vero, ma perché non a giovani coppie, ad esempio? I giovani sono in ricerca, i giovani cercano prima di tutto se stessi, troveranno Dio quando guarderanno dentro di sé, lo sappiamo questo. Le famiglie, se non di origine, perché non tutte sono in grado, spesso i giovani che si avvicinano alle nostre comunità, almeno io faccio questa esperienza lì da me, sono famiglie che non hanno sono ragazzi che non hanno alle spalle una famiglia capace di aiutarli in questo discernimento. Per assurdo insegno liturgia, ma poi tengo catechesi ai giovani universitari in parrocchia. Non ho mai lasciato la parrocchia, questo mi permette di rimanere, secondo me, nella fede. E lo dico senza alcuna ironia, perché quando poi fai troppo libri, perdi di vista il contatto con il reale. Allora, questi ragazzi, i ragazzi sono la misura delle difficoltà che la nostra società ha. Gli sposi, se vivono cristianamente il loro matrimonio, sono delle rocce a cui i giovani possono appoggiarsi, anche quelli che non sono nostri figli biologicamente. Allora, gli sposi protagonisti della pastorale familiare, della pastorale vocazionale, della pastorale giovanile, della pastorale per gli anziani. Iniziamo a pensare a questi percorsi trasversali, in cammino verso la santità. Sarebbe utile e proficuo che si realizzi un circuito evangelizzante tra famiglie, chiamiamole tradizionalmente intese, e nuove forme di vita familiare. Io fin qui ho parlato della fragilità di chi ha vissuto la rottura, ma pensiamo che ci sono nuove forme di vita familiare. È peccato, può dire qualcuno, non mi interessa, ci sono e ne dobbiamo prendere atto. Questo terreno non è fertile, cosa faccio? Lo brucio? Cerco di concimare, di dissodare, di arare, fino a quando qualcosa crescerà. Non rado al suolo quel che c'è, lavoro con quel che ho. Io insegno anche religione in un liceo, questo non l'ha detto padre Marco, è un'esperienza bellissima. E tu lavori con la classe che hai, chi è insegnante qui lo sa. Quelli sono i ragazzi e cerchi di tirare fuori da ognuno il meglio di se stesso. Allora, il cammino verso la santità, si cammina verso la santità insieme in un circuito evangelizzante tra chi vive un'esperienza più, forse più piana, più, non dico più serena, anche le altre realtà familiari sono serene, siamo noi a non volerle vedere così, più accettata, siamo le parole giuste, e chi invece vive una realtà familiare sicuramente magari serena, ma in cui c'è la difficoltà dell'essere accettati in seno alla realtà ecclesiale e comunitaria. Un affondo, mi sto avviando alla conclusione, non vi preoccupate, che ore sono? 30:40. 30:40, tardissimo. Il rapporto tra matrimonio e ordine, lì vado veramente, faccio dei flash. Il punto di partenza che ci accomuna è il battesimo, lo sappiamo, il sacerdozio comune di cui parlava ieri Don Vitali, non ci torno, ma insieme per la costruzione del regno. Ancora forse rimane una separazione. I presbiteri fanno un percorso, i laici ne fanno un altro. Lo dico perché è pubblico, settimana prossima nella mia diocesi ci sarà un incontro di formazione per i ministeri istituiti. Uno per i ministri ordinati e uno per i laici. L'argomento è uguale. D'accordo, magari verranno fuori esigenze pastorali diverse, ma se devo presentare il tema, però hanno fatto una cosa simpatica. I laici, qui parlerò al clero, un sacerdote parlerà ai laici. Boh, non, sì, vivacizziamo un po'. Tra clero e presbiteri, reciprocità, circolarità. Il tema della fecondità
accomuna il percorso del ministro ordinato e di noi che siamo ministri per il battesimo, di una fecondità che chiaramente esula da quella biologica, ci capiamo su questo, ma che è generatività. Pensiamo alla realtà come famiglia generativa, pensiamo agli sposi con questo potere generativo in ordine alla fede e altrettanto i ministri ordinati. Il tema della fecondità, guardate, è un anello di congiunzione profondo tra queste due realtà. Io ho citato un numero del Catechismo della Chiesa Cattolica in cui si dice che matrimonio e ordine sono ordinati alla salvezza altrui. Questioni aperte sono le conclusioni. Matrimonio e vita consacrata. Ho finito. Non ho trovato nulla. Lavoriamo su questo. Nuove forme di vita familiare, l'ho accennato prima. Pensiamo, come Papa Francesco sempre in Evangelii Gaudium dice, invita a studiare i segni dei tempi, rifacendosi a Gaudium et Spes peraltro, ecco, anche stia dicendo qualcosa di nuovo, studiamo i segni dei tempi. Oggi la realtà è nuova, non significa adeguiamoci, significa partiamo, come dicevo prima, da quel che c'è per costruire, non distruggere. Noi finora abbiamo lavorato con distruggiamo per ricostruire. Non otteniamo dei risultati così, perché se distruggiamo per ricostruire i pezzi saranno altri, non quelli che abbiamo. Allora studiamoli, questi segni dei tempi, rispetto alle nuove forme di vita familiare, rispetto anche alle esigenze che i nostri figli hanno. La società in cui vivono i giovani oggi non è quella in cui abbiamo vissuto noi. Sono esposti ad una quantità di informazione, disinformazione, di stimoli notevoli, nel bene e nel male. Anche nel bene, perché fanno delle esperienze e vivono in profondità certe realtà che noi non conoscevamo. Dico, il web aiuta, non guardiamo solo in negativo. Però abbiamo un compito importante, noi come sposi, che è quello di orientare questo sprofondare nel mondo. E concludo con l'idea del matrimonio degli sposi come testimoni di amore misericordioso e di amore sanante. Ritengo che gli sposi cristiani, con mente aperta, con spirito libero, attenti, il cristianesimo non è regola, il cristianesimo è libertà. Io sono, quando incontro Cristo, sono realmente libero. Finché obbedisco alla regola, allora non l'ho incontrato. Gli sposi con mente aperta, spirito libero, senza avere la pretesa di ricondursi alla idealità evangelica, perché la famiglia di Nazareth è l'ultimo dei modelli, lasciatemelo dire, il primo matrimonio nullo della storia, con tutta una serie di problematiche di vita di coppia, se potessimo approfondire. Quando diciamo idealità evangelica non pensiamo alla famiglia di Nazareth, pensiamo all'amore indiscusso. Gli sposi sono gli unici testimoni credibili dell'amore misericordioso di Dio rispetto soprattutto a quelle ferite che oggi la società può vivere e vive a causa dell'individualismo che impera nel mondo di oggi. Scusate, ho parlato troppo.